Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Il Bosco, la nuova fiction con protagonista Giulia Michelini nei panni di Nina, una giovane laureata che torna a 20 anni di distanza nella sua città di origine per insegnare psicologia e per trovare la risposta ad una domanda che ormai l'assilla da anni. Per quale ragione sua madre l'ha abbandonata quando era ancora molto piccola? Giulia viene aggredita da un uomo incappucciato. In suo soccorso arriva Alex, ma la ragazza teme che sia stato proprio lui a tenderle l'agguato e tenta la fuga. Alex riesce a fermarla e a convincerla della sua innocenza. Nina sembra credergli, ma subito dopo arrivano Luca Damiani e il vicequestore Santini che arrestano Alex con l'accusa di aver aggredito la giovane psicologa. In caserma Alex professa la sua innocenza, ma nessuno sembra credergli. Nessuno, eccetto Nina, che ormai pare essersi convinta della sua innocenza. Esattamente come lei, Alex è alla ricerca della verità. Nina incontra suo padre e l'uomo le conferma che sua madre è veramente scappata 20 anni prima. Lo testimonierebbero delle lettere che la stessa donna inviò al marito, e all'interno delle quali spiegava di non voler fare la madre e di non amare sua figlia. Sconvolta, Nina si sfoga con Curcio, un suo collega. Nel frattempo si scopre che Viviana, la moglie di Pietro Ferrari, è l'amante di Oreste. Entrambi sono in qualche modo legati al passato di Alex. Nina entra in contatto con un anziano giornalista. L'uomo sembra essere a conoscenza di molte cose riguardo il suo passato e quello di Alex. 20 anni prima fu proprio lui a difenderlo dall'accusa di aver ucciso la sua ragazza, conducendo indagini parallele a quelle delle forze dell'ordine. Il giornalista fa solo in tempo a suggerire a Nina di non fidarsi di nessuno, perché subito dopo viene assassinato da un misterioso uomo incappucciato. Le indagini che Nina ed Alex ormai conducono insieme li portano al professor Minutillo. Ex insegnante all'università e attualmente primario di medicina legale all'ospedale, fu lui a seguire le autopsie su tutte le ragazze misteriosamente morte nel campus nel corso degli ultimi anni. Le indagini furono archiviate come semplici incidenti o suicidi anche grazie al parere del professore. Luca è molto geloso del rapporto tra Nina ed Alex. Sembra nutrire un forte interesse nei confronti della ragazza. Nina nel frattempo comincia a sospettare di Nicolò Brighetti. Il ragazzo, appartenente a una famiglia molto agiata, spaccia nel campus e sembra essere in qualche modo coinvolto nella morte dell'ultima ragazza. La psicologa concentra le sue indagini su di lui e comincia a seguirlo quando inizia a frequentare la barista del paese. Una sera Nina li segue sino alla villa nel bosco. Proprio come la ragazza morta, anche lei è stata drogata da Nicolò. Da quella villa, dove si svolgono riti orgiastici, Marcella però riesce a fuggire. Nina la segue nel bosco, ma poi la perde di vista per un attimo. Proprio in quel momento la ragazza viene uccisa da un uomo incappucciato. Viviana e Oreste infine hanno deciso di liberarsi di Nina. I due chiedono ad Alex di occuparsene, in cambio avrà il nome del vero assassino della sua fidanzata.